Venerdì 23 agosto 2024 con ulteriori novità per quanto riguarda le normative europee. Ve ne siete accorti? Ve ne siete accorti che viviamo in un paese dove tendenzialmente a qualsiasi livello locale, comunale, nazionale, europeo ogni 3 giorni cambiano le regole e se non le sai in anticipo sia a livello di normative che di tassazione che di cambiamenti lo prendi nel culo? Io me ne sono accorto perché ho appena pagato l'F24. Detto questo, a parte le battute, ve lo ricordate il DMA, il Digital Market Act, quel pacchetto di normative sull'apertura e le liberalizzazioni obbligatorie per i gatekeeper, quindi per i leader dei rispettivi mercati, che da iOS 17.4 di marzo sta colpendo duramente Apple. Abbiamo avuto l'apertura degli store di terze parti, poi abbiamo avuto gli store liberi, l'installazione indipendente, la liberalizzazione di Safari non più come browser definitivo, ed è di fatto è stato un cambiamento storico. Ora, questo cambiamento è tangibile? Ni, nel senso che all'atto pratico c'è. Tra l'altro i cambiamenti che sono arrivati in Unione Europea, o meglio imposti in Unione Europea, come l'apertura del chip NFC sull'iPhone e quindi di conseguenza anche la concorrenza rispetto ad Apple Pay, esattamente come avevo previsto, arriverà in tutto il mondo, perché è impossibile pensare che esista un tipo di iPhone per l'Europa e un tipo di iPhone per il resto del mondo. È molto più facile che una volta che si cambia da una parte, o prima o dopo, o al 100% o all'80%, tutti i cambiamenti arriveranno ovunque. Comunque, insomma, tutti questi cambiamenti che abbiamo visto e stiamo vivendo più o meno direttamente saranno ulteriormente ampliati, perché ieri è uscito un nuovo documento per il pubblico dove si dice in sostanza che sia su iPhone che su iPad entro la fine dell'anno, poi probabilmente ci saranno delle proroghe, quindi magari si arriverà effettivamente a marzo prossimo, però insomma tendenzialmente nei prossimi 5, 6, 7, 8 mesi al massimo ci saranno delle aperture ulteriori. E cosa vuol dire aperture ulteriori? Vuol dire che sarà possibile disinstallare tantissime app di sistema e addirittura cambiare le app predefinite. Ad esempio, l'app telefono sarà possibile disinstallarla dall'iPhone, e uno dice: ma io come cazzo rispondo? Non lo so, e sostituirla con un'app di terze parti che sarà disponibile o nell'App Store o negli app store alternativi. Sarà possibile disinstallare completamente l'app store e utilizzare solo store alternativi o addirittura niente e installarsi le app direttamente dai siti web degli sviluppatori. Sarà possibile disinstallare o cambiare l'app fotocamera, quella nativa di iOS, e installarle una anche lì di altri store o di altri sviluppatori al di fuori di qualsiasi store. Stessa cosa anche per l'app foto e stessa cosa anche per l'app messaggi. Quindi in sostanza si potranno o togliere o nascondere o non renderle più predefinite. E io devo dire la verità, su questa mi trovo totalmente d'accordo. Cioè, mi spiego, fermatevi. Da una parte capisco che l'Unione Europea, intesa così, sia destinata a implodere su se stessa, perché un territorio che di fatto legifera e mette i bastoni alle ruote alle multinazionali fa bene, perché io credo ancora di più a uno stralcio sputato di politica rispetto ad una multinazionale che mi dice cosa fare, a prescindere. Però mi rendo anche conto che in un mondo globalizzato come questo, prima o poi, se il mercato, se le quote di mercato non ne varranno più la pena, l'azienda potrà dire arrivederci e grazie, è stato bellissimo, alla prossima dimensione ultraterrena, perché è innegabile che un territorio del genere sia un territorio problematico, dove si vada a intervenire su queste cose che sono importantissime. Ma in questo modo così profondo si rischia veramente di incrinare i rapporti. Poi io non sono un economista, non sono un politologo, però da utente l'annuso un po' così. Quindi chi critica l'Unione Europea su questo, io in parte sono anche d'accordo. Dall'altra però secondo me è anche sacrosanto, perché veramente parlando terra terra, da scemo, da utente basico e imbecille,
l'idea che io possa in qualche modo bypassare l'app dei messaggi, che con tutte queste novità di iMessage comunque non ha preso mai piede nel nostro paese, e sostituirlo di default ad esempio con Telegram o con WhatsApp, secondo me sarà una novità super iper mega gradita. Anche la stessa cosa con l'app telefono, che ad esempio nel nostro caso, quella di iOS, continua dal mio punto di vista ad essere ferma al 1973. Poi è ovvio, giustamente vi ripeto, c'è chi dice sì, ma a questo punto l'Unione Europea prima o poi obbligherà Apple a rendere opzionale iOS e gestirsi i sistemi operativi in maniera libera. Sì, diciamo che un'azienda come Apple, dove si produce tutto, dove l'utente che compra il prodotto finale compra il prodotto, compra il marketing, compra il logo, compra il sistema operativo e compra i servizi, è una realtà che ne risente molto di più di altre, su come ad esempio potrebbe essere Microsoft, che vai al Media World, ti compri un portatile, lo compri della Asus e OEM Asus con i servizi Asus. Quindi ovviamente un'azienda che controlla tutto, che si scontra con una realtà del genere, è un'azienda che ne risente tantissimo, tant'è vero, è notizia di ieri, che all'interno della stessa Apple il team responsabile dell'App Store si è dimesso, è stato sciolto, proprio per crearne due distinti, uno per il mondo ed uno per l'Unione Europea. Quindi capite bene che quello che io ho detto a inizio video, cioè che i rapporti potrebbero incrinarsi in una maniera incredibile, non è fantascienza, ma è realtà. Quando arriveranno tutte queste funzionalità? Per quanto riguarda iOS si parla di entro Natale, quindi tendenzialmente iOS 18.1 e 18.2, ma stessa cosa anche iPadOS, perché sappiamo che il DMA sarà applicato a partire da ottobre anche ad iPadOS, e attualmente iPadOS 18 è in grado di far installare app al di fuori dell'App Store. Quindi saranno ulteriori aggiornamenti direttamente su iPadOS 18 e iOS 18 che permetteranno tutto questo, ed è tra i più grandi cambiamenti della storia concettuale di tutto il mondo Apple. Mondo Apple che, nonostante l'Unione Europea, comunque sta cambiando. Perché? Perché è notizia di ieri, anzi di stanotte, che sembra che Apple, per quanto riguarda macOS Sequoia, l'ultima versione, che io aspetto a gloria anche semplicemente per l'affiancamento delle finestre, non dovrebbe essere ritardato al mese successivo rispetto al rilascio di iOS 18. Sappiamo che da 7, 8, 10 anni a questa parte prima esce iOS e un mese dopo esce macOS. Quest'anno dovrebbe essere tutto nella stessa settimana, sintomo che Sequoia va bene e che da tanti anni a questa parte le novità tangibili di macOS sono due o tre a volta, e quindi possono rilasciare tutto nella stessa settimana. Dubito che rilasceranno tutto nello stesso giorno, perché comunque i server di aggiornamento Apple sono quelli, e se in un giorno rilasci iOS, iPadOS, macOS, watchOS e compagnia, capite che i rallentamenti sono dietro l'angolo. Però il fatto che siano sempre più vicini è sintomatico, e ovviamente lo sappiamo, dentro Sequoia ci sono chiari riferimenti a tutti i Mac con chip M4, sintomo che già a partire da ottobre fino a marzo, aprile prossimo, ogni mese sarà possibile avere un rilascio di un nuovo Mac M4. Ci aspettiamo, lo sappiamo, MacBook Pro, Mac Mini, iMac, Mac Studio, Mac Pro e poi i MacBook Air. Ditemi la vostra, siete contenti di questi cambiamenti? Io sì, perché tendenzialmente ne vado a giovare a livello di utenza. Però a livello di filosofia capisco che siamo veramente sul filo del rasoio, diciamo, in qualche modo. Ditemi cosa ne pensate, è caldissimo.